Davide Caparini sta cercando di snellire il bilancio della Camera, ma qualcuno dall'altra parte appare ancora un po' sordo. Assolutamente sì, nel senso che qui servono veramente dei tagli drastici, bisogna intervenire non con piccole diminuzioni, ma con ingenti tagli, cioè dell'ordine del 10, 15, 20% ad ogni bilancio, proprio per arrivare a costare molto, ma molto meno. Considerate che la Camera dei Deputati costa oltre poco più di 1 miliardo di euro all'anno, quindi suddiviso i giorni dell'anno arriviamo a quasi 3 milioni di euro al giorno. Ora, è una cifra che è assurda, è al di fuori di ogni logica, anche paragonata con quella di altri parlamenti europei. Bisogna intervenire, noi abbiamo fatto tante proposte su cosa bisogna tagliare e cosa si può anche tagliare da subito, perché ci sono alcune cose che evidentemente viviamo in un paese in cui la magistratura la fa da padrone su tante cose, quindi è difficile per esempio intervenire sui diritti acquisiti, almeno così dicono. Quando si tratta degli italiani non è molto più facile, basta vedere la riforma Fornero. Quando invece si tratta di intervenire sui compensi o sulle pensioni dei dirigenti, tutto diventa stranamente molto più difficile, forse perché sono gli stessi dirigenti che poi decidono le regole e danno i pareri, quindi è lì che bisogna, ovviamente su questo bisogna lavorare su una diminuzione del costo totale. Noi abbiamo individuato tante cose, per esempio troviamo che sia assurdo che la Camera dei Deputati spenda milioni per organizzare mostre, convegni, per fare delle cose che non servono assolutamente a niente, che non interessano a nessuno e che soprattutto non fanno parte del suo mandato istituzionale. Non troviamo assolutamente giusto che gli ex presidenti della Camera dei Deputati percepiscano ancora delle prebende o abbiano delle dotazioni, tipo dei dipendenti, le macchine, gli uffici, che mi spiegate a cosa cavolo servono, chi si ricorda più gli ex dipendenti della Camera, soprattutto quando mai rappresentano la Camera dei Deputati. Insomma, ci sono tante cose su cui proprio da subito si può intervenire e noi abbiamo proposto di farlo.